Come Uncem in Piemonte, come nelle altre regioni italiane, abbiamo cercato di metterci a disposizione in queste ore e continueremo a farlo per risolvere le istanze, raccogliere le tante proposte e anche le necessità che gli amministratori, in particolare dei piccoli comuni e delle aree montane, hanno. Intanto voglio anche ringraziare il personale medico e paramedico che sta lavorando negli ospedali, dei territori, delle aree montane, anche molti nosocomi sono attivi e dimostrano una capacità di affrontare tutte le emergenze come le grandi strutture, delle città di Torino e degli altri capoluoghi. E nel ringraziare i sindaci per il lavoro che stanno facendo, tutti gli amministratori, i volontari della Protezione Civile, le persone che stanno lavorando anche nei COC, nelle strutture di Protezione Civile che sono state attivate nei comuni dove, ahinoi, ci sono dei casi di coronavirus, mi preme insistere su alcune questioni che come UNCEM stiamo gestendo. In primo luogo, quelle legate all'infrastrutturazione digitale, in particolare. L'emergenza di questi giorni ha messo in luce che il paese ha una scarsa capacità di costruire la sua rete, ha una rete di banda ultralarga e altre infrastrutture digitali molto deboli su cui bisogna intervenire. Lo abbiamo detto alla regione, lo abbiamo detto ai ministri competenti, a tutto il governo, ai parlamentari. Il piano banda ultralarga deve marciare più veloce. E poi nelle ultime ore abbiamo assistito con i sindaci a delle grandi problematiche relative alla smobilitazione, ad esempio dei servizi bancari, obbligando chi deve prelevare qualche contante per la spesa sul territorio, obbligando a fare anche chilometri per raggiungere le filiali nei comuni limitrofi. Bene, non possiamo accettare un'azione di questo tipo dalle banche, l'abbiamo segnalato ai prefetti, al prefetto di Torino, Palomba, che ringrazio con tutta la sua struttura per il lavoro che sta facendo. Non è certo semplice per i sindaci destreggiarsi in mezzo a tante ordinanze, decreti legge, bisogna aiutarli, le prefetture insieme alla regione, a noi, alla città metropolitana, alle altre associazioni degli enti locali lo stanno facendo. E poi voglio ricordare anche quello che è una necessaria azione per la montagna, per le aree montane sul futuro. Diciamo da sempre che i servizi nei nostri territori sono organizzati diversamente, penso a sanità, assistenza, scuola. Abbiamo studiato e messo in atto nei nostri territori, nelle aree montane, nell'area montana della città metropolitana, dei precisi meccanismi per far fronte in tempi non di emergenza alle criticità nell'organizzazione dei servizi che hanno bisogno di numeri e opportunità differenti. In questo momento dobbiamo lavorare sul futuro, lo diciamo ai vertici della città metropolitana, lo faremo insieme, lo diciamo alla regione, lo abbiamo detto al presidente Cirio. Certamente c'è bisogno di un impegno che individui non solo risorse per gli enti locali, ma anche una nuova strategia. E passata la fase di emergenza, dovremo in qualche modo individuare nuovi strumenti istituzionali di intervento che ci dovranno insieme vedere protagonisti.